è quando devo tornare al policlinico, quanto tempo deve passare dopo l'innesto di osso? Dipende. Dipende perché immaginate una scatola di questo tipo, un box, e questo box praticamente è la scatola dove noi andiamo a mettere la polverina che si trasformerà in osso. Questa scatola ha delle pareti che sono irrorate dal sangue, ok? Supponiamo che c'è al fondo e sopra è vuota. Noi mettiamo questa polverina qua dentro e dobbiamo aspettare che questi vasi sanguigni entrino dentro alla polverina e trasformino la polverina in osso, come per esempio qua fuori. Questo è osso, qui c'è osso e qui c'è osso. Qui c'è vuoto dove c'era il dente. Ho messo la polverina e devo aspettare che questa polverina si trasformi in osso. Più il box è grande e più il tempo che noi dobbiamo aspettare affinché l'osso diventi vascolarizzato, si formi osso vascolarizzato, è maggiore. In genere i tempi vanno dai 6 ai 9 mesi. Questo determina che cosa? I tipi di rientri al policlinico, ovvero se il paziente deve tornare dopo 6 mesi, oppure dopo 9 mesi, oppure dopo soli 4 mesi. Il policlinico, che è specializzato in riabilitazioni complesse della bocca, parte solitamente inizialmente con la bonifica dell'osso, quindi vengono tolti tutti i denti che vanno levati, si salvano i denti che vanno salvati e una volta che il paziente diciamo ha subito le estrazioni, quindi ha delle zone vuote, si va a chiudere, a sigillare con dei punti la gengiva. Questo perché? Perché noi il sangue che si deposita là dove prima c'erano le radici lo vogliamo tenere stabile, fermo, senza dei micromovimenti. I micromovimenti si è visto che sono quelli che innescano la divisione cellulare non verso l'osso, ma verso tessuti molli, quindi verso la gengiva. Nel sangue c'è già il succo della vita, tutto il necessario che serve al nostro corpo per autorigenerarsi. Per esempio, se io mi taglio un braccio, mi si riformerà la pelle, un pochino come le lucertole, no? Che perdono la coda e gli si riforma la coda. Il nostro corpo c'ha tutto per rigenerare i tessuti, solo che ci sono delle condizioni in cui i tessuti che si formano sono duri, quindi osso, oppure i tessuti che si formano sono molli, ovvero gengiva. Questo determina, per esempio, nella mandibola dopo le estrazioni, la quantità finale di osso che noi abbiamo a disposizione dopo le estrazioni, oppure nella mascella superiore, nei seni mascellari, determina, per esempio, la trasformazione del seno mascellare dell'innesto che noi abbiamo fatto in osso e la percentuale che si trasforma poi in osso. Poi, a seconda, del fatto che noi mettiamo o meno gli impianti dentali subito dopo l'innesto, ci possono essere più o meno rischi che l'osso, non si, come dire, non attecchisca in maniera corretta, oppure che ci sia rigetto nel caso, per esempio, noi non togliamo il pus, prima di fare l'innesto, oppure che non lasciamo guarire bene l'osso prima di fare gli innesti. Insomma, sono tante le variabili ed è importante conoscerle tutte, soprattutto quando si vanno a fare dei casi complessi di riabilitazione complessa della bocca dove ci sono tanti problemi a seconda della zona della bocca, ci sono diversi problemi di diverso tipo da risolvere. Un'altra domanda che mi fanno spesso è la seguente: come mi comporto, come ci comportiamo noi dopo l'innesto osseo per quanto riguarda gli impianti dentali? Mettiamo subito gli impianti dentali dopo aver innestato l'osso, dipende da che cosa. Immaginiamo una linea dell'osso, ok, qua, dove abbiamo un seno mascellare di questo tipo e una cavità di questo tipo. Questa cavità ha uno spessore, per esempio, di 5 mm, questa di 8 mm, ovvero dalla bocca alla cavità che abbiamo sotto lo zigomo ci sono 8 mm, qua 5 mm. In questo caso, se sono più di 5 mm, noi possiamo già mettere l'impianto dentale. In questo caso pure possiamo già mettere l'impianto dentale. Se sono meno di 5 mm, non possiamo mettere già l'impianto dentale. Se
Se sono comunque meno di 8 mm, quindi siamo da 8 in giù, dobbiamo fare il grande rialzo di seno mascellare. Grande rialzo di seno mascellare, ovvero un foro laterale qua nella gengiva, e con una siringa oppure delle spatoline si mette questa polverina che poi si trasformerà in osso attorno all'impianto. Se invece sono più di 8 mm, allora noi facciamo il piccolo rialzo o mini rialzo di seno mascellare, come semplicemente si fa un foro qua dove deve essere messo l'impianto, e con un martelletto, così si va a sfondare questa piccola parte di osso, che si apre una breccia, si porta verso l'alto e si inietta da questo foro la polverina che poi si trasforma in osso. Contestualmente andiamo a mettere l'impianto dentale. Questa è una domanda che ci fanno spesso, ovvero metterete subito gli impianti, li metterete la prossima volta, dipende dalla situazione anatomica dell'osso. Questi erano i tempi di guarigione dell'osso, per ora un saluto dal dottor Palmas e al prossimo video, dove parleremo invece di impianti dentali, più nello specifico. Un saluto.